Buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse, ciao, io sono Elisa, sono una fisioterapista osteopata e nel video di oggi andremo a parlare di metodo ipopressivo, dal punto di vista più che altro teorico. Se siete interessati a degli esercizi, quindi in qualche video di esercizi ipopressivi, basta chiedere nei commenti. Parliamo di che cos'è il metodo ipopressivo. È una metodica, quindi un insieme di esercizi che hanno come scopo la variazione di pressione a livello intraaddominale in modo da prevenire e trattare alcune patologie che sono causate dall'aumento di pressione. Parliamo per esempio di prolasso, quindi degli organi pelvici, che quindi a causa dell'aumento di pressione e dell'indebolimento dei sistemi di sostegno vanno a scendere. Un'altra cosa che può beneficiare molto dal metodo ipopressivo è per esempio problemi di diastasi, problemi di ernie, e ernie di qualunque tipo, parliamo di ernie addominali ma anche di ernie lombari. Perché? È sempre una questione di aumento di pressione. Quando si va ad aumentare la pressione, c'è il contenuto di disco addominale, qualunque cosa che esce. Un'altra cosa che fa il metodo ipopressivo è migliorare il tono sia della parete addominale che del pavimento pelvico. Quindi tutte le problematiche dovute all'ipotono addominale, l'ipotono pelvico, e quindi per esempio incontinenza, come dicevamo prima, diastasi, eccetera, eccetera, possono migliorare soprattutto l'incontinenza da sforzo. Se volete vedere un video in cui spiego che cos'è l'incontinenza da sforzo, lo lascio qua o qua, non mi ricordo. Un'altra cosa che può beneficiare dal metodo ipopressivo è l'incontinenza da urgenza, un po' più difficile spiegare perché, in quanto tramite gli esercizi ipopressivi si va a stimolare il sistema ortosimpatico, e vi lascio qua il video di il sistema ortosimpatico e parasimpatico, quindi il sistema vegetativo, che è quello che migliora il riempimento e inibisce lo svuotamento vescicale. Sicuramente il metodo ipopressivo diminuisce la congestione pelvica, quindi tutte le problematiche che possono essere associate a congestione pelvica, come dismenorrea, emorroidi, varici, e tutto quello che riguarda la parte posturale, perché comunque migliorando la funzionalità addominale e pressoria migliora anche la questione posturale. Quindi è un metodo abbastanza globale e abbastanza impegnativo, devo dire, che le soluzioni impegnative, che porta con sé anche delle controindicazioni. Infatti, è assolutamente controindicato per tutte le persone che hanno la pressione arteriosa alta o hanno problematiche associate all'iperpressione, tipo il glaucoma, all'iperpressione arteriosa. Perché? Perché andiamo a variare le pressioni a livello delle cavità intratoracica, addominale, eccetera, eccetera, e questo porta con sé il fatto che la variazione di pressione può andare a dar fastidio a strutture, per cui attenzione a chi soffre di iperpressione e attenzione alle donne in gravidanza. Non è indicato per la donna in gravidanza, è molto indicato nella donna post-parto, ma non è indicato quando la donna è in gravidanza, proprio perché non si possono alterare le pressioni intraaddominali quando c'è un contenuto importante, come un bambino. Altra cosa, ci sono delle accortezze in cui bisogna stare attenti, per esempio bisogna bere molto per cercare di integrare, perché questo scorso pressorio fa un lavoro importante a livello circolatorio globale. Per cui è importante reidratarsi, è importante, essendo esercizi molto impegnativi, è importante anche riposarsi, e c'è un aumento di radicali liberi in circolazione perché si va comunque a velocizzare a livello metabolico muscolare, per cui è importante anche associarci uno stile di vita abbastanza equilibrato, cercando di mangiare alimenti antiossidanti per compensare questo discorso di aumento di radicali liberi e quindi aumento di sostanze ossidanti a livello sanguigno. Detto molto male, ma insomma, non andiamo allo specifico.
Il principio fondamentalmente è che la pressione a livello intratoracico è tendenzialmente negativa, mentre la pressione intraaddominale è positiva. E a causa dei motivi posturali, oppure anche dovuti al parto, quindi c'è un cambio di peso di pressione molto veloce, cioè prima e dopo il parto, i tessuti non riescono a funzionare in maniera corretta e quindi equilibrare correttamente le pressioni. E se ci si trova in una situazione in cui c'è un'iperpressione addominale, quindi la pressione addominale è troppa e il contenitore, quindi la parete addominale, non è in grado di tenerla e quindi detta brutalmente collassa. E qui stiamo parlando di ptosi addominale, stiamo parlando di appunto problemi di diastasi o di ernia, eccetera, eccetera. Con questi esercizi andiamo a fare una finta inspirazione, quindi dopo un'inspirazione, espirazione profonda, a naso e bocca chiusa, quindi a glottide chiusa, quindi non c'è più passaggio di aria, si fa un movimento col diaframma che permette di aprire le coste, le ultime coste, e quindi fare una specie di risucchio a livello addominale. Se poi vedremo anche gli esercizi, magari vi farò vedere effettivamente come avviene la cosa. Questo ha un effetto benefico anche appunto sulla vascolarizzazione, perché appunto andiamo a fare una specie di risucchio di ventosa a livello degli arti inferiori, per cui per chi soffre di gambe pesanti, gambe stanche, varici, può beneficiare, tenendo sempre in considerazione del fatto che è controindicato con persone che hanno pressione alta, mi raccomando. Ok, come funziona? Allora, diciamo che nella prima sessione è sempre valutativa, quindi si fa l'anamnesi, si fa capire, si va a spiegare che cos'è. Successivamente poi si va a valutare o insegnare la respirazione, quindi costale alta, costale bassa e diaframmatica. Una volta che si è compreso un po' meglio il discorso di respirazione, si vanno a insegnare gli esercizi propedeutici, quindi iniziare con l'apertura delle coste, con il risucchio addominale. E da lì poi si associa questo tipo di movimento, respirazione o di ventosa in diverse posture, esercizi, eccetera, eccetera, in modo da poterlo integrare all'interno di esercizi posturali. Inizialmente il consiglio è sempre di fare sedute individuali in modo che il terapista possa consigliare, migliorare, correggere tutto quello che è posturale, per poi proseguire con eventuali sedute di gruppo. Si possono fare le sedute di gruppo e lavoro individuale a casa, per cui una volta imparati gli esercizi si possono anche fare a casa. Ci sono degli effetti ovviamente a breve termine, che sono quelli che si vedono immediatamente nel primo mese, ma per avere un effetto importante, quindi a livello di statica pelvica, a livello di per esempio prolasso, diastasi, è importante proseguire e lavorare per diversi mesi, quindi i risultati a lungo termine si vedono dopo 6 mesi, ed è per questo che il lavoro a casa o il lavoro di gruppo è molto importante. Ho fatto un po' una panoramica di quello che è il metodo ipopressivo, è un metodo molto interessante, è ovviamente patentato, cioè appartiene ovviamente a chi lo ha inventato, circa negli anni 70, se ricordo correttamente, e quindi non è assolutamente un metodo mio. E la cosa importante da dire è che secondo questo metodo ci sono degli step da fare, e che insegna ovviamente ai corsi, si può ovviamente adattare a persona perché non siamo tutti uguali, però la metodica prevede un protocollo. Benissimo, vi ringrazio di essere arrivati fino in fondo e di aver passato del tempo con me. Vi ricordo che se vi interessano questo genere di video di iscrivervi al canale, di mettere la campanella se volete che vi venga notificato quando pubblico nuovi video. Se avete commenti, richieste o qualunque cosa, mettete nel box dei video. Vi lascio i miei account social se volete, avete richieste o volete contattarmi. Vi lascio anche TikTok nel caso. Non sono molto attiva ultimamente, anzi non sono per niente attiva, ma mi prometto che con l'autunno proverò a impegnarmi di nuovo. E metti un bel like se il video ti è piaciuto.